Eccoci qua, ben ritrovati amici nella fucina dell'informatica. Mettiamo gli altri occhiali che questo è meglio. Ben ritrovati. Mala tempora currunt, sed peiora parantur, dicevano gli antichi romani. Anzi, lo diceva Marco Tullio Cicerone. Marco Tullio Cicerone, la sapeva lunga Cicerone. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di come funzionano i modem. Perché parliamo di questo? Perché un amico, un conoscente, mi ha chiesto così, giusto perché aveva visto il video, dice: ma come funzionano questi modem qua? Com'è tutto il giro? Era curioso. Io non è che sia un grande esperto di modem, cioè, sono stato un informatico per 40 anni, poca roba, e più o meno, insomma, qualcosa ne capisco. Allora ho deciso di fare questo video, mi ha dato l'idea per fare questo video qua. E così mi sono messo là e ho fatto alcune slide da proiettare poi dopo e le vedremo. Però, prima di passare alle slide, vi racconto un breve inciso, giusto perché l'altro video parlavo della disgrazia che mi sono capitate con Windinfostrada. Pensavo che una cosa con Tim finissero, andasse meglio le cose. Ma che, anche quelli sono una bella banda per loro. La banda Bassotti, ovvero. Il 4 febbraio vado a fare il contratto verso il 15, 16, 17, non mi ricordo quando. Mi telefona il 187 e mi dice: signor Monteverde, sì, mi dica, guardi che il 26 febbraio verrà il tecnico tra le 14:30 e le 16:30. Ah, va bene, grazie. Cosa sembrava finita lì? Poi, quando mi metto giù, mia moglie mi fa: oh, guarda che noi venerdì pomeriggio non ci siamo. Fatti cambiare l'appuntamento e così richiamo 187, forse il giorno dopo l'ho chiamato e gli dico: signori, scusate, ma purtroppo io venerdì 26 febbraio alle 14:30 non ci sono, spostiamo l'appuntamento perché sennò viene e non c'è nessuno. E così ci mettiamo d'accordo per la mattina stessa, 10:30-12:30. Sono tre signorina che batte sulla tastiera, no, 10:30-12:30. Vabbè, 26 febbraio. Mi sveglio al mattino, comincio a fare pulizia laddove c'era la scrivania con tutti i cavi, i modem, i computer, sposto tutto, pulisco perché insomma, polvere ce n'era che andava bene. 10:30 arrivano, il tecnico arriva, ma che? 10:30, 11, 11:30, 12, 12:30, 1:15, il tecnico mi sa che non viene più. E così dice: vabbè, bell'affare abbiamo fatto anche continua. Precisi, puntuali, eh? E meno male che ho telefonato. Pensa un po'. Così, pomeriggio che avevo da fare, sono andato via. Alle 3 meno un quarto squilla il telefono. E chi era? Il tecnico della team. Sono venuto a installare il modem. Senta, cortesemente, io con lei non ho nulla perché è una persona che lavora, fa il suo dovere, senz'altro. Ma se io telefono a 187 e gli dico di venire a mattino e voi arrivate a pomeriggio, le cose sono due. O non vi parlate, o non sapete fare il vostro mestiere, non lo so. Questa è la professionalità che c'è in Italia. Oddio, non è che in America stiano molto meglio, eh. Però mi aspettavo che almeno qui ci fosse un po' di serietà. Non è che un mercato così grande da. E vabbè, alla fine ho deciso: senta, giovanotto, mi scusi, niente di personale, ma facciamo una bella cosa. Io rifiuto, non voglio più sentire parlare né di Tim, né di Wind, né di Fast, di nessuno. Basta, lo stufo. Mi compro adesso un modem 4G, mi compro una SIM e vado avanti così. Grazie, arrivederci. E così abbiamo chiuso anche qui. In che mani siamo? In che mani siamo capitati? Vabbè, ad ogni modo, lasciamo perdere adesso queste disgrazie. Abbiamo chiuso con le compagnie. Ah, ma la cosa bella è un'altra poi. Io mi aspettavo che il 5 di febbraio mi arrivasse la bolletta di Wind, perché è ancora Wind. Il 5 febbraio non è arrivato niente. È ancora adesso che siamo al 26-27 di marzo, non so cosa abbiamo. A forza di stare a casa ho perso anche il conto di che data è. E non ho ancora pagato niente. Gratis, sto navigando gratis. Non telefono perché non ho il modem VoIP. Però sto navigando gratis praticamente da quasi 2 mesi. Cioè, se poi arriverà una bolletta pago, per carità, non è che è giusto pagare perché il servizio l'ho utilizzato. Però se non mi arriva niente, io aspetto. Va bene, dai, parliamo adesso dei modem. Ora vi faccio vedere un breve video che parla di come funzionano i modem, come funziona una rete domestica,
e come si va su internet, i giri che fanno tutti i vari pacchetti, e poi ci rivediamo alla fine, ok? Dai, intanto vediamoci il filmatino qua e poi ci facciamo una pensata sopra, ok? A dopo. Quello che vediamo in questa immagine è il pannello posteriore di un normalissimo modem router di tipo ADSL2 Plus. Non differisce molto dai più recenti modem VDSL VoIP, i quali hanno un'ulteriore connessione per un telefono. Questo modem router ha semplicemente, iniziando da sinistra, la connessione telefonica, quattro connessioni Ethernet, connettore di alimentazione, tasto reset e tasto di accensione. Inoltre ha due antenne poiché trasmette segnali wireless su due frequenze, 2,4 e 5 GHz. Qui vediamo in dettaglio come e dove vengono effettuate le connessioni interne, o meglio la rete domestica. Le apparecchiature wireless come smartphone e tablet utilizzeranno le onde elettromagnetiche captate dalle antenne, mentre la rete cablata, che utilizza cavi Ethernet, serve il computer desktop. La connessione ADSL, quella sulla sinistra, si collega alla linea telefonica e permette la comunicazione col mondo esterno. Quest'altra immagine ci fa capire la separazione tra le due entità, ovvero modem a sinistra, che permette la comunicazione col mondo esterno, router a destra, che gestisce le comunicazioni sulla nostra rete domestica. Col router comunicano i nostri dispositivi come tablet, smartphone, computer portatili e computer desktop, ed in futuro anche tutti i dispositivi che utilizzeranno IoT, ovvero Internet delle cose. Quindi un domani, chissà, il forno a microonde, il frigorifero, la caldaia di casa comunicheranno attraverso router e modem e viceversa, e riceveremo informazioni sul loro funzionamento direttamente sul nostro smartphone, e forse potremo anche attivarli o disattivarli a determinate ore. Nell'immagine che vediamo si sono aggiunte due caselline. A sinistra, sopra modem, è apparso DNS, acronimo di Domain Name System, ovvero sistema dei nomi di dominio. È un sistema utilizzato per assegnare nomi ai nodi della rete, in inglese host. Questi nomi sono utilizzabili mediante una traduzione, di solito chiamata risoluzione, al posto degli indirizzi IP originali. Cosa significa? Ogni sito web è ospitato da un server, altro non è che un computer che offre servizi, e tale server è indicato sulla rete da un indirizzo IP, una serie di cifre in sostanza. Ora, ricordare tanti indirizzi e tanti numeri, tante cifre, non è cosa semplice. Ad esempio, per noi è più semplice ricordare il nome di un sito, tipo google.it, libero.it oppure gmail.com. È un po' come la rubrica del nostro smartphone. Non potendo noi ricordare tutti i numeri di telefono, cerchiamo in rubrica il nome della persona con cui vogliamo parlare e il telefono si preoccuperà di trasformare il nome in un numero e metterci in comunicazione con la persona desiderata. Ebbene, il nostro computer, sul programma che ci permette di navigare, che può essere Firefox, Chrome o Microsoft Edge, noi scriviamo il nome del sito. E la risoluzione dell'indirizzo viene devoluta al DNS, che ci riporterà di ritorno l'indirizzo del server a cui poi faremo richiesta per un determinato servizio. Se volete ulteriori informazioni, andate su Wikipedia e cercate Domain Name System, così avrete le idee più confuse di quando avete iniziato. Passiamo al lato destro. Qui compare la casellina con scritto DHCP, acronimo di Dynamic Host Configuration Protocol, protocollo di configurazione IP dinamica. È un protocollo applicativo che permette ai dispositivi o terminali di una certa rete locale di ricevere automaticamente ad ogni richiesta di accesso da una rete IP, quale la nostra rete domestica, detta anche LAN, la configurazione IP necessaria per stabilire una connessione e operare su una rete. Anche in questo caso, se volete ulteriori dettagli, andate su Wikipedia e cercate DHCP. Così, dopo avervi confuso le idee sul DNS, ora saranno ancora più confuse grazie al DHCP. Ricapitoliamo.
molto ma molto sinteticamente. Il DNS vi gestisce il mondo all'esterno, internet. Il DHCP vi gestisce il mondo all'interno, ovvero la vostra rete domestica. Bene, ora immaginiamo di essere comodamente a casa nostra. Qui abbiamo un computer ed abbiamo uno smartphone. Ed ecco come si connetteranno i nostri dispositivi. Il computer desktop ha le porte Ethernet mediante cavo, mentre il nostro smartphone si collegherà in modalità wireless al router. Con chi inizieranno a colloquiare i nostri dispositivi? Col DHCP ospitato dalla componente router. E cosa fa il DHCP? Ci fornirà un indirizzo IP, una maschera di sottorete, il cui significato possiamo bellamente ignorare ora, e cosa molto importante, l'indirizzo del gateway. Cosa fa il gateway? Beh, per dirla semplicemente, è un termine generico che indica il servizio di inoltro dei dati verso l'esterno. Facciamo un esempio pratico. Siamo in casa. Vogliamo uscire per andare in strada. Da dove passiamo? Allora, se non vogliamo farci del male, saltando da una finestra, la cosa più logica da fare è aprire la porta di casa ed eccoci fuori. Ecco, il gateway è quella porta che permette ad un computer di uscire dalla rete domestica e comunicare con la rete esterna. Ed ecco un esempio di come possono essere i tre valori presentati poc'anzi. Indirizzo IP, maschera di sottorete, detta in inglese subnet mask, e l'indirizzo del gateway. Notare che solitamente i nostri modem router domestici, nella stragrande maggioranza dei casi, forniranno indirizzi IP con questi numeri 192.168.1.x, dove questa x è un valore variabile da 2 a 253, e poi l'indirizzo 192.168.1.1 è quasi sempre il gateway, ovvero la porta di uscita. Ricapitoliamo. Supponiamo che accendo il mio smartphone o il mio computer. Appena il mio smartphone capta il segnale di rete, o il mio computer si collega alla rete, inizieranno a dialogare col router nella componente del DHCP. Cosa succede ora? Voglio andare in internet. Da che parte devo passare? Ed ecco che il DHCP mi suggerisce che se voglio uscire devo passare dal gateway, il quale chiederà al DNS locale, di solito è contenuto nel modem router, se per caso ha già a disposizione l'indirizzo IP del server esterno, ovvero i server in internet a cui richiedo i miei dati o la mia pagina web. Nell'ipotesi che il DNS locale non sappia l'indirizzo di questo server, che è poi la quasi totalità dei casi, il modem router inoltrerà la richiesta dell'indirizzo al DNS messo a disposizione dal provider. E qui è già più facile trovare la risposta alla nostra richiesta, la quale ci verrà restituita. Nella malaugurata ipotesi che il DNS del provider non sappia quale sia l'indirizzo IP del server che noi richiediamo, farà a sua volta una richiesta ad uno dei 13 server DNS autoritativi di più alto livello in assoluto. Tutto questo è un baradan per ricevere un indirizzo IP sulla rete e quindi ricevere la nostra pagina web che verrà visualizzata nel nostro browser. Ed eccoci di nuovo qua. Avete visto con quali potenti mezzi ho fatto le slide? Con Paint. Avrei potuto usare un programma di quelli super sofisticati, ma fin dei conti Paint è gratis, basta e avanza. Tanto si capisce il giro del fumo che fanno i pacchetti sulla rete andando avanti e indietro. E non so se avete anche sentito la notizia che paventavano, o strana fake news, penso che lo sia, perché non vedo per quale motivo debbano essere chiusi i social network. Se chiudono veramente i social network, stare a casa è altro che noia. E allora è meglio che li tengano aperti. E poi se volessero, non è che voglio dare il consiglio come devono chiudere, ma se avete visto, il DNS è proprio il punto focale della rete. Se ti bloccano il DNS, non vai più da nessuna parte. Anche perché il tuo modem, spesso e volentieri, si impalla, quindi devi andare a spegnere o riaccenderlo. Quei quattro indirizzi che hai memorizzato li perdi. Quando li hai persi, li vai a cercare sul
dire se del provider e il provider è bloccato, ma dove vai? Dove vai? Da nessuna parte. E così ti bloccano. Ma speriamo che non succeda questo, dai. Dunque, perché ho fatto questo video? Beh, un po' perché mi è stato chiesto, ma anche un po' per distrarmi da questo mala tempora currunt. Se poi è vero quello che dicono, che sed peiora parantur, cioè peggio deve ancora arrivare, non so come va a finire. Ad ogni modo, visto che stiamo. Vabbè, ora parliamo seriamente, dai. Dicevo, ho visto il telegiornale stasera ed è uno stillicidio, è uno stillicidio. Tra nuovi contagiati e decessi, veramente c'è da star male. Io mi metto nei panni di quelle famiglie che hanno perso i loro cari e colgo l'occasione per, lo dico con nodo in gola, per esprimere il mio cordoglio per queste persone che hanno perso i loro cari. Io ho perso i miei genitori e quindi capisco cosa possono provare. D'altra parte, io ho avuto privilegio, se si può chiamare privilegio, di averli visti i miei quando sono mancati, di averli accompagnati al cimitero. Sono cose che uno vorrebbe volentieri farne a meno. Però queste persone non hanno avuto neanche questa opportunità di accompagnare i loro cari nell'ultimo viaggio. E quindi, io sono fiducioso per il futuro. Ho le mie credenze. Ma non è questo il momento di starne a parlare. Non è, il canale parla di informatica, non parla di religione o di politica o di altre cose. Ripeto, esprimo il mio cordoglio a quelle persone che hanno perso i loro cari. Insomma, facciamoci coraggio, guardiamo avanti e speriamo che da questa amara esperienza abbiamo imparato qualcosa. Io penso che dalle brutte esperienze si impara sempre qualcosa, si deve imparare qualcosa, altrimenti se non impariamo niente, tutte queste persone che sono venute a mancare sono morte per niente. Dovrebbe insegnarci qualcosa questa brutta e amara esperienza che speriamo termini presto. Bene, io mi auguro che il prossimo video possa essere pubblicato in tempi migliori, in tempi nel quale potremmo tornare a sorridere. Magari qualcuno sorriderà a denti stretti, ma prima o poi passerà. Teniamoci pronti perché tra un po' torneremo tutti quanti alle nostre attività. Io tornerò a fare i video stupidi che ho sempre fatto. Questo è un pochino più serio degli altri perché è giusto ricordare che le cose in questo momento non stanno andando tanto bene. Oggi è il 27 marzo, se non sbaglio, 2020. Passerà la storia per l'anno del Covid-19, Covid-99, sì, 19. E beh, basta, dai, col cuore rotto, per usare un termine biblico, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, ok? Ciao a tutti, buona serata.